Manifestare in pochissimo tempo e solamente con le affermazioni è assolutamente possibile. E per dimostrarvelo, in questo video vi racconto una storia e vi lascio anche una tecnica in modo tale che possiate riuscirci anche voi. Bentornati sul mio canale, io sono Eris e sono una coach di manifestazione. Se hai difficoltà a manifestare oppure semplicemente ti interessa questo argomento, ti invito ad iscriverti a questo canale e a lasciare anche un bel like a questo video. Piccola informazione di servizio velocissima: siccome me lo state chiedendo in tanti, le sessioni gratuite purtroppo per il momento non sono più disponibili. L'ho annunciato in una storia Instagram, ma ve lo dico anche qui tramite video. Torneranno disponibili in futuro, quindi per rimanere aggiornati e per sapere quando torneranno disponibili, seguitemi su Instagram, vi lascio il mio profilo qui sotto, così non vi perdete nessuna informazione, mentre le sessioni di coaching normali rimangono sempre disponibili, quindi trovate tutto quanto nella descrizione del video. Passiamo al video di oggi. Di che cosa vi voglio parlare? Vi voglio raccontare una storia molto particolare che vi fa capire in realtà però quanto è semplice manifestare, se ci mettiamo il giusto impegno e se ci mettiamo la giusta attenzione. Questa è una storia che è stata raccontata da Neville Goddard, che per chi non sapesse chi è Neville Goddard, come ho detto anche nello scorso video che vi lascio qui sopra, è diciamo il padre della manifestazione, una delle persone più importanti in questo ambito. Ha scritto tantissimi libri, ha fatto tantissimi convegni in cui effettivamente insegnava alle persone a manifestare e quindi diciamo che è uno dei capisaldi della manifestazione. Se volete magari anche un video di approfondimento proprio sul personaggio di Neville Goddard, se vi interessa, fatemelo sapere nei commenti, perché no? Neville Goddard racconta questa storia, racconta la storia di Robert Millikan. Chi è Robert Millikan? In realtà è una persona anche abbastanza conosciuta perché è un fisico, era un fisico che ha anche vinto un premio Nobel appunto per la fisica. Che cosa ha fatto però di particolare quest'uomo? Partiamo proprio dalle sue origini. Di lui sappiamo che da ragazzo proveniva da una famiglia abbastanza povera, quindi non aveva tanti soldi, non era una persona benestante, non era insomma una persona che partiva molto avvantaggiata nella vita. E quindi già dalla giovane età lui aveva deciso che avrebbe cambiato le cose. Lui aveva deciso che avrebbe avuto successo e aveva deciso che sarebbe diventato milionario. Che cosa ha fatto questo matto? Perché effettivamente uno per fare una cosa del genere deve essere matto. Si è chiuso nella sua stanza per 16 ore consecutive e l'unica cosa che ha fatto per queste 16 ore è stato affermare ininterrottamente. Lui ha scelto un'affermazione sola e l'ha iniziata a ripetere per 16 ore ininterrotte. Capite perché vi ho detto sto matto? 16 ore ininterrotte ad affermare la stessa identica frase che comprendeva il suo desiderio. In breve ve la leggo più o meno, insomma, affermava che aveva un costante entrata di denaro e aveva un sacco di benefici. Insomma, la sua affermazione non era proprio breve, però era comunque un'affermazione che racchiudeva tutto quello che lui desiderava. Io ve lo ripeto perché per me è una follia, però lui si è chiuso nella sua stanza per 16 ore e ha affermato ininterrottamente questa cosa. E la cosa che fa notare Neville Goddard è che lui l'ha affermata al presente, non l'ha affermata al futuro, ma l'ha affermata nel momento presente. Perché in realtà quando poi affermiamo in maniera robotica è sempre meglio affermare al presente, per il semplice fatto che in un certo senso ci arriva in maniera un po' più diretta, nel senso che io sono fermamente convinta del fatto che possiamo anche affermare al futuro se ci fa sentire più tranquilli, quindi questo problema non sussiste. Però in questo caso Neville Goddard ci tiene a sottolineare che è stato importante affermare al presente perché ha aiutato questa persona ad entrare proprio nello stato del desiderio realizzato, perché ovviamente se tu ripeti per 16 ore la stessa identica cosa, prima o poi quel concetto ti entra in testa inevitabilmente, e quindi diciamo che è stato il modo più
veloce, tra virgolette, per ottenere quello che voleva. E finale della storia, se ve lo state chiedendo come è andata a finire, che appunto non solo effettivamente poi è diventato milionario, ma ha anche vinto un premio Nobel per la fisica, quindi ha anche raggiunto il riconoscimento che lui voleva raggiungere nel suo ambito. Per farvi capire, io adesso in questo video non vi sto dicendo chiudetevi nella vostra stanza e affermate per 16 ore consecutive, perché io personalmente non ce la farei. Ora, se qualcuno di voi lo vuole fare, ve la sentite, ci potete anche provare. Io personalmente non ci riuscirei, però questo vi fa capire l'importanza delle affermazioni, l'impatto che le affermazioni hanno sulla nostra mente, perché è ovvio che se voi vi mettete lì per 16 ore a ripetere sempre la stessa frase, prima o poi quella cosa entra nella vostra mente e iniziate a darla per scontata, perché alla fine il trucco della manifestazione è sempre lo stesso: dare per scontate le cose. So che succederà questa cosa, quindi non mi preoccupo, ho l'assoluta certezza, mi sento già come se avessi quella cosa, quindi perché mi dovrei preoccupare quando mi sento in quello stato lì, mi sento proprio nello stato del desiderio realizzato, perché so che quella cosa mi appartiene, perché l'ho ripetuta talmente tante volte che la mia mente la dà per scontata, è un dato di fatto, per la nostra mente diventa un dato di fatto, e qualsiasi cosa sia un dato di fatto, quindi la cosa che noi tendiamo ad osservare di più, è la cosa che si manifesta. Noi stiamo osservando la situazione dal punto di vista del famoso desiderio realizzato. Che vuol dire il desiderio realizzato? Semplicemente che noi siamo sicuri che quella cosa succederà, ci sentiamo come se quella cosa ce l'avessimo già, perché tanto dici ok, quella cosa ce l'ho già, cioè posso stare tranquilla, mi rilasso, no? Non mi preoccupo, non sto lì a impazzire, a cercare di capire come faccio a raggiungere questo desiderio, come faccio ad arrivare qui. No, sono tranquilla, mi rilasso, ce l'ho già, non mi importa, faccio la mia vita, faccio le mie cose, mi godo il mio momento presente, che anche quella è una cosa molto molto importante, e la cosa che voglio arriva. Inevitabilmente, iniziamo a vedere la manifestazione come qualcosa di inevitabile. Perché per forza dobbiamo manifestare, per forza si deve manifestare. Vi ripeto, non è necessario mettervi lì e affermare per 16 ore consecutive senza fare nient'altro. Però provate le affermazioni robotiche. Ecco, anche sulle affermazioni robotiche ho dedicato un video che vi lascio sempre qui sopra. Provate ad affermare in maniera robotica, provate a farlo appunto quando magari state facendo qualcos'altro, non siete concentrati, perché che ne so, state a lavare i piatti, state pulendo, state guidando, qualsiasi cosa che non richieda la vostra particolare concentrazione e la vostra mente è libera di vagare, iniziate ad affermare, scegliete un'affermazione. Io vi consiglio di sceglierne una anche abbastanza breve, in modo tale che poi vada in loop nella vostra mente. Però scegliete un'affermazione e iniziate ad affermare. Vi ripeto, non serve che vi chiudete 16 ore lì a fare la stessa affermazione. Però provate a prendervi del tempo per farlo. Ovviamente sempre se è una cosa che vi sentite, perché è importante fare quello che ci sentiamo, non ci dobbiamo mai sentire costretti a fare qualcosa. Io quando vi propongo delle tecniche non vi sto dicendo devi fare per forza questo perché altrimenti non riesci a manifestare. Cioè, se mai dovessi dirvi una cosa del genere, smettete tutti di seguirmi, vi prego. Non ve lo direi mai. Fate quello che vi sentite. Ecco, magari c'è qualcuno che dice ok, io invece me la sento di mettermi lì 16 ore, chiudermi e fare solo la mia affermazione. L'importante è che non vi ossessionate, ecco perché vi dico di stare attenti a questa tecnica, perché non vi dovete ossessionare, non lo dovete fare perché oddio adesso mi metto lì, mi chiudo, metto in pausa la mia vita solo per fare questa cosa, perché devo raggiungere quell'obiettivo, perché senza quell'obiettivo, senza quella cosa sto male, ok? Questa è una cosa importante, perché lì voi lo state facendo comunque da uno stato di mancanza e quindi non vi aiuta, anzi, capace che vi peggiora la situazione, perché è capace che più affermate e più pensate al fatto che quella cosa non ce l'avete. Quindi attenzione a questa piccola cosa, cioè fatelo sempre nel momento in cui ovviamente vi sentite.
ve lo sentite, vi sentite tranquilli nel farlo, perché è importante questo, è importante come ci sentiamo nel momento presente. Io per esempio ho utilizzato una tecnica, diciamo, un po' simile a questa, ovvero la tecnica, diciamo, la sfida più che altro delle 10.000 affermazioni, ovvero io ho scelto un'affermazione e l'ho ripetuta per 10.000 volte. Non ho messo in pausa la mia vita per fare questa affermazione, mi sono presa dei momenti, infatti ci ho messo dei giorni a fare queste 10.000 affermazioni. Poi se mi chiedete come hai fatto a contarle, ho scaricato un'app sul telefono che semplicemente conta i click, quindi ogni volta che a mente ripetevo quell'affermazione cliccavo sull'applicazione, cliccavo il tastino e quello contava da solo le affermazioni che facevo. Quindi questa è una cosa un po' più blanda che potete provare, provate. Tanto vi ripeto, la manifestazione è questione di pratica, mettete in pratica, provate, sperimentate, vi ispira una tecnica, fate quella tecnica, vi ispira un'altra, fatene un'altra, trovate delle affermazioni che vi piacciono, provate quelle affermazioni, vi vengono in mente delle affermazioni che possono funzionare, che vi possono piacere? Utilizzate quelle, seguite sempre il vostro istinto, non fate le cose perché qualcuno vi dice di fare le cose in quel modo. Tanto la cosa fondamentale è che voi stiate bene nel momento presente, che voi vi sentiate tranquilli, che vi sentiate bene, che vi sentiate a vostro agio con quello che state facendo. Tutto il resto non importa. Quando voi avete la consapevolezza che riuscirete a raggiungere quello che volete, non c'è niente che vi possa fermare. Perché un'altra cosa importante che ci tiene a specificare anche Neville Goddard quando racconta questa storia è proprio la questione della consapevolezza e della sicurezza. Quando tu hai sicurezza nel fatto che raggiungerai il tuo obiettivo, non ti ferma nulla, perché tu sei nello stato del desiderio realizzato, quindi tu hai la certezza che quella cosa si realizza, e anche se dopo 2-3 giorni non vedi ancora il risultato nella realtà 3D, non ti importa, perché tu sai che quella cosa ti appartiene già e quindi non hai bisogno di conferme esterne. E nel momento in cui non hai bisogno di conferme esterne, le conferme esterne arrivano. Questo è poco ma sicuro, quindi provate la tecnica che preferite. Volete mettervi lì 16 ore ad affermare? Io non ve lo consiglio, nel senso che secondo me è un pochino esagerato, però se voi ve lo sentite, vi sentite bene nel farlo, chi sono io per fermarvi? Io vi consiglio invece magari di distribuire il tempo che dedicate alle affermazioni, quindi vi prendete magari anche un'ora al giorno, no? Ma andate avanti per 2 settimane così, in cui un'ora al giorno la dedicate solo all'affermazione fatta in maniera consapevole, quindi proprio ragionata, non in maniera robotica mandata in loop nella mente, ma in maniera consapevole, quindi sentendo proprio le parole che state dicendo, proprio sentendole dentro di voi. Potete provare a fare questo, io vi consiglio qualcosa di un pochino più blando, però per farvi capire che è possibile, cioè una persona si è messa lì, ha affermato la stessa identica cosa per 16 ore, ha affermato tutto il contrario di quelle che erano le sue circostanze attuali e ha cambiato completamente la sua vita. Quindi se c'è qualcuno che l'ha fatto vuol dire che si può rifare, si può replicare, lo possiamo rifare, lo possiamo fare tutti. Provate! Seguite il vostro istinto, fate quello che sentite più giusto per voi, questo è il consiglio che vi voglio dare, e soprattutto leggete, cioè informatevi anche sulla manifestazione, perché è una cosa che non dico spesso, ma secondo me è anche importante informarsi tramite i libri. Appunto Neville Goddard ha scritto tanti libri e vi sto preparando il video sui libri sulla manifestazione, quindi non vi preoccupate, quindi mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella così non vi perdete i nuovi video, perché appunto ne sto preparando diversi. Fate quello che volete, fate quello che sentite, informatevi, studiate la manifestazione se è un argomento che vi interessa e che vi piace, continuate a seguirmi e lasciate anche un like al video se vi è piaciuto. Se avete bisogno invece di aiuto a manifestare qualcosa nello specifico, ci sono i percorsi di coaching e in più trovate anche degli audio con delle affermazioni e delle meditazioni guidate sempre nella descrizione, e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video.